Vabbè, alla fine abbiamo fatto tutto, no? Mi stai scherzando? A te ti è scordato qualche cosa? No, no. Ho fatto solo le 4:30 ieri. Premessa, per me va meglio. Di ieri? Sì. In poche parole, che cosa è successo? Allora, partiamo dal presupposto che personalmente ho fatto le 4:30 e ci siamo svegliati alle ore 7. Il discorso qual è stato? Ed è molto semplice. Mi conosco molto bene, conosco i miei pregi e i miei difetti. E uno dei miei più grandi difetti è quello sempre di provare, sempre di voler migliorare. Ieri all'ora di pranzo ho trovato una macchina eccezionale, una macchina perfetta, una macchina che veramente mi garantiva di girare come se ero io all'interno del modello che la guidavo lì. Invece poi, dopo che cosa ho fatto, ho iniziato a fare varie modifiche per vedere se la macchina reagiva in un modo o in un altro. Tante modifiche, no? Faccio tante, veramente tante, di cui più della metà non ha assolutamente funzionato. Da una parte dico ok, meno male, così non ho dubbi. Dall'altra dico ok, adesso dobbiamo rifare tutta la macchina. Ieri rifatta tutta la macchina, abbiamo provato fino all'ultimo, ci siamo levati tutti i dubbi. Adesso la mia MP10, anzi in questo caso direi la nostra, perché io e il buon Fagiolino ce la siamo curata dall'inizio alla fine, è pronta per questo warm up del campionato nazionale AMSCI. Unico problema è che è tardi, abbiamo fatto tardi, quindi speriamo di arrivare in tempo in pista e speriamo anche di riuscire a iscriverci. Oggi vi mostrerò tutte le fasi di gara, quindi prove libere, qualifiche e gara. Non l'ho fatto negli scorsi giorni, cioè l'ho fatto non più di tanto perché mi sono concentrato a cercare di ottenere un risultato veramente ottimale. L'ho trovato? Non lo so, non ho proprio la più pallida idea. Io intanto ho chiamato a casa e ho avvertito che per pranzo potrei tornare, quindi fatemi trovare un piatto di pasta caldo, altrimenti insomma a pasta ma magno fredda a cena e sono ancora più contento. Arrivati, ce l'abbiamo fatta in tempo. Gabri Paint è già corso e ha fatto anche il secondo posto nella sua mancia in batteria. La sua MP10 si sta comportando bene. E la mia? Boh, lo scopriremo presto. Mi ricordo che colpi dovranno entrare con si cruce via con la gente con la macchina di reagire con chi può usare il personale con solo le cose da bere quella macchina di quarto, 49. Ma sai quanto posso levare? Sì, no, stai sull'ova. Sto sull'ova. Fatta la prima manche di qualifica, risultato inaspettato perché ho messo la macchina per terra, differenziali nuovi, ammortizzatori nuovi, gomme nuove, era un po' dura e scivolosa. Non ha provato nessuno prima, quindi erano avvantaggiati naturalmente chi ha provato ieri e magari all'ultimo ha preparato la macchina, si è fatto due giri, l'ha rodata e poi è venuto, ha fatto la qualifica. Adesso quello che ho fatto, ho ammorbidito solamente le molle posteriori montando le purple e per il resto basta. Nella mia mancia ho fatto il quarto posto, non so a livello assoluto qual è, comunque sia non andavo male, c'è tanto margine e non è difficile migliorare. Speriamo bene, io continuo così. Non
qualifica andata, ho trovato un feeling migliore con il modello, mi dà più sicurezza e questo infatti mi ha permesso di effettuare 8 giri. Sulla classifica generale siamo sesti. Che vi devo dire, raga, io quello che voglio fare è voglio andare sempre un po' più in alto. Adesso ho fatto un'altra piccola modifica, ho messo una barra leggermente più morbida, da 2.5 mm prima era 2.6, e poi dopo penso che dopo queste qualifiche, se avrò notato un ulteriore miglioramento, andrò ad ammorbidire anche gli ammortizzatori, che sono ammortizzatori con olio 600 su tutti e quattro, pistoni del tipo tapered, quindi quelli con i fori obliqui, 1.2 per 8 fori all'anteriore e 1.3 per 8 fori al posteriore. Qualifiche terminate, risultato sesto. Sono molto 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 felice. Adesso al via la semifinale A F2 che vede coinvolto Gabri Paint. Infatti vado sotto i box a sostenerlo e ad aiutarlo nei rifornimenti, con l'obiettivo di entrare in finale. Attenzione, le macchine 1, 3, 5, 9, 10, 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 10. E fammi il sorriso. Sei entrato in finale, era l'obiettivo. Hai finito, dopo tanto tempo. Se non è un problema, la tensione. Anche la semifinale. Tensione? Papà Gabrielli c'ha qualcosa da dire? Raccogli la mancia successiva, grazie. Sono partito terzo, arrivato terzo, potevi fare tranquillamente secondo, ma secondo abbondante. Conquistata per entrambi, ragazzi, guardate il successo, a che cosa porta. Guardate il fasciolo, ragazzi, un uomo finito, non ce la fa più.
Gabri Paint ormai ha preparato tutto, tutto pulito, tutto pronto, abbiamo ricontrollato tutto. È ready, addirittura il filtro hai cambiato. Mo. E adesso no, tutto un po' controllato tutto. Perfetto, alla grande. Fagiolo ha controllato tutto. Io adesso niente ragazzi, controllo i cuscinetti e la frizione, faccio un piccolo cambio gomme perché in semifinale la macchina è completamente cambiata, puntava di botto, ma per un motivo molto semplice, la pista si è veramente scaldata. Quindi che cosa faccio? Monto le Bangkok V2 di casa Hot Race, prima montavo le Amazzonia, ma le monto hard all'anteriore e media al posteriore. Vediamo se questa mia scelta mi aiuterà a migliorare la mia guida, perché in semifinale avevo una macchina veramente complicata, infatti ho deciso di andare piano e sbagliare il meno possibile. Con questo stile di guida, che cosa è successo? Che ho ottenuto il mio primo obiettivo, entrare in finale. Partirò con il numero 9, nelle qualifiche sono andato nettamente meglio, però la gara è lunga e cambia tutto, ma veramente tutto. E anche la pista, perché si sta iniziando a bucare, ne vedremo delle belle. Nono posto finale per Gabri Paint, purtroppo una piccola rottura, una vite, quella dei recuperi, una vite 3x10, si è tolto. E l'ha tolto dalla sesta posizione, che era veramente stabile, era la sua, come è partito doveva arrivare. Ma invece oggi ci accontentiamo del nono posto e stava anche recuperando. Guardiamo il Fagiolo che è in uno stato d'animo completamente dimenticato. Sì, mi sono svegliato. Mamma mia, attendiamo l'arrivo del nostro pilota. No, vieni di qua. Senti il motore sotto se gira. Sentite il volano come gira? È rotto? Posso. Bye bye OS, bye bye! Hello? Guardate un po' la biellina! Hello! Ci siamo partiti dal venerdì e siamo arrivati alla domenica e quanti schiaffi abbiamo preso! Pure oggi vincemo domani! Fine giornata, fine di tutte le fasi di gara e soprattutto fine di questa splendida esperienza. 3 giorni nello splendido impianto Nitro Race a San Potito San Nitico. Una pista ragazzi veramente stupenda, in una location altrettanto stupenda. Guardate, tutto verde. Purtroppo ragazzi, avete visto che cosa è successo? Si è rotto il motore. E questa è una cosa che non mi succedeva da anni. E poi la cosa che mi brucia di più è che non ho capito il motivo. Perché non è stato un problema di carburazione, non è stato un problema di usura. Cioè poi, aprendo così al volo il motore, gli ho dato un'occhiata io, poi la mia rottura ha causato un po' di attenzione generale, sono venuti a guardarmi il motore, anche loro insomma non è che tutti quanti hanno detto la stessa opinione, succede, ed è successo purtroppo a me dopo 3 giorni dove ho lavorato tanto e alla fine avevo ottenuto la macchina come volevo. Vabbè ragazzi, il mio obiettivo principale era quello di arrivare in finale e ci sono riuscito. Vediamo al campionato italiano che cosa succederà e con che motore verrò a girare. Per scoprirlo iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!